dal Vangelo secondo Luca. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolse le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrupe che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui muoio di fame, mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e calzare i piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si arrabbiò e non volle entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da molti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato e per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
tante e tante volte abbiamo ascoltato questa parabola della misericordia di Dio, della gioia del Padre, ed è sempre nuova questa parabola, perché tocca il cuore di tutti quelli che l'ascoltano. È una parabola in cui ci ritroviamo tutti e in cui ritroviamo il cuore di Dio, nostro Padre. È una parabola che ci tocca nel profondo, perché tutti siamo interessati a questa parabola. E dentro di noi, non è fuori di noi, che si realizza questa parabola. Ecco questo padre, un padre che ha due figli, il maggiore e il minore. Certamente tra i due figli ci doveva essere qualche lite. Il Vangelo non ne parla, come non parla della presenza o meno della madre. Il figlio minore, che certamente non andava d'accordo col figlio maggiore, fece di testa sua: me ne vado, qui non si respira aria buona, me ne andrò lontano. Non voglio sentire più né di mio fratello né di mio padre. E domanda l'eredità, proprio come se il padre fosse morto, come se il figlio maggiore, il fratello, non doveva vederlo più. Dammi la mia parte, me ne andrò. Egli evidentemente conosceva il padre, questo figlio minore, conosceva il cuore del padre, la mitezza del padre, l'equità del padre, e abusò del padre. E il padre diede la metà dei beni, perché conosceva il figlio. C'è qui una mutua conoscenza. Il padre conosceva il cuore del figlio, anche quando commetteva il grande peccato della separazione, dell'allontanamento. Questo figlio ritornerà. E diede quel che il figlio chiedeva, e il figlio partì. Partì per un paese lontano, cioè lontano dal padre, lontano dalla casa. Sperperò tutti i suoi beni, tutto il denaro, con le prostitute, nelle conseguiglie, nei piaceri. E quando si ridusse all'elemosina, anche perché c'era carestia nel paese, non trovò altro espediente per poter vivere che chiedere di fare il guardiano dei porci, il più umile mestiere per un uomo, per questo figlio di papà che si riduce a guardiano dei porci. E c'era fame, tanto che era costretto a mangiare le ghiande dei porci, a rubare i porci le ghiande, per setiarsi lui che era figlio di papà, che aveva mangiato e bevuto lautamente alla mensa del padre. E si ricordò in un momento in cui un raggio di luce entrò nel suo cuore,
si ricordò della casa del padre e disse: «Oimè, come mi trovo qui lacero, affamato. Nella casa di mio padre non era così. Quante servitù nella casa di mio padre! Io ero riverito come il figlio prediletto. Si mangiava e si beveva. Ed eccomi ridotto alla miseria, all'ignominia. Ancora un lampo nel suo cuore, un movimento dentro il suo animo, una conoscenza profonda di nuovo lo colse, la conoscenza del cuore di suo padre. Andrò da mio padre, andrò da mio padre, lui non mi scaccerà. Mi butterò ai suoi piedi, dirò: padre, padre, ho peccato contro di te, prima contro il cielo, contro Dio, poi contro di te. Ricevimi in casa tua, ricevimi come un figlio, no, ma come un servo, ma accoglimi a casa tua. Il padre conosceva il figlio, lo seguiva da lontano, lo aspettava, e quando si accorse, mentre era ancora lontano, che il figlio arrancava, arrancava verso il castello del padre, esce e gli va incontro. A metà strada viene l'abbraccio, il figlio si butta ai piedi del padre, chiede perdono e il padre lo risolleva, lo abbraccia. Non chiede conto e ragione delle sostanze sperperate, lo vede lacero, affamato, e il suo cuore pieno di amore trionfa sul peccato del figlio, sullo sperpero dei beni, e lo conduce a casa. E subito chiama i servi che lo hanno seguito: preparate, preparate il banchetto, il vestito, innanzitutto un vestito bello, nuovo, poi preparate il bagno, poi chiamate le danzatrici, i cantori, i suonatori, imbandite un banchetto, uccidete il vitello grasso, quello preparato per le grandi occasioni. E facciamo festa, perché questo mio figlio è ritornato. E tutti eseguono il comando del padre. Si imbandisce un banchetto, il figlio è lavato e rivestito di vesti belle e profumate. Gli mette l'anello al dito, l'anello suo, l'anello con cui egli autenticava i documenti, cioè lo restituisce nella sua dignità di figlio, con tutti i poteri del figlio, e il trionfo dell'amore di Dio sulla miseria umana. E si comincia a far festa, una grande festa. Il figlio maggiore e lontano sente il frastuono. Egli è con suo padre, non si è allontanato dalla casa paterna, ma aveva la testa ai campi, aveva la testa al lavoro, e non conosceva tanto suo padre quanto il figlio minore. Non conosceva il cuore del padre, aveva un cuore indurito, pensava ancora allo sperpero che aveva subito, allo sperpero di quei beni che il figlio maggiore, minore, aveva voluto ad ogni costo. Lavorava,
per guadagnare. Mai si era allontanato dalla casa del padre, ma non aveva il cuore aperto al fratello, aperto all'amore. Non aveva la conoscenza del cuore di suo padre. E non volle entrare. E il padre va incontro a lui. Dio che esce sempre. Questo padre che esce sempre incontro all'uomo. Va incontro al figlio maggiore. E gli dice: figlio mio, perché non entri? Come perché non entri? Tu mai mi hai fatto una festa? Mai mi hai dato un capretto per divertirmi con i miei amici? Non con tuo padre, con i miei amici. Io ti ho servito sempre, ho lavorato sempre, e adesso che questo tuo figlio, questo tuo disgraziato figlio, tuo figlio, ha fatto questo, tu fai tanta festa? E il padre dice: figlio mio, questo tuo fratello, era perduto. E io l'ho ritrovato. Era morto per me e per te. Ed è venuto in vita. Che forse non dovevo far festa? E così termina a bruciapelo il racconto di Gesù. A bruciapelo perché subentriamo noi, perché la parabola non termina qua, è il preambolo di un'altra parabola che interessa noi, il nostro rapporto col Padre, il nostro rapporto con gli altri. Un po' tutti siamo il figlio maggiore e il figlio minore. In noi c'è il figlio maggiore quando non conosciamo Dio, il cuore di Dio, e non amiamo il fratello, soprattutto il fratello peccatore, che ha leso i nostri interessi e ha distrutto l'onore della famiglia. In noi c'è il fratello minore, perché un po' tutti ci siamo comportati male, abusando dell'amore di Dio, abusando dei beni del Signore. Proprio in Osea c'è questo lamento, quando Dio è l'amante, è l'amata, ha sperperato tutti i beni. Dio amante aveva dato pane, vino, vesti preziose, oro, argento. Aveva dato l'oro per adornarsi, l'argento per i calzari, le vesti belle ricamate per coprirsi. Aveva dato tutto per mangiare e per bere. Ma lei, la disonesta, aveva preso il pane, il frumento, ne aveva fatta focacce per i suoi dei. Le sue vesti ricoprirono gli idoli, il suo oro e il suo argento lo adibì per sperperarli nella casa del loro Dio come doni votivi al proprio Dio. Per cui usò i beni, i regali dello sposo, dell'amante, per farsi un'altra amante, per tradirlo. Così abbiamo fatto anche noi. Abbiamo tradito l'amore di Dio. Abbiamo sperperato i doni del Signore. E tutti siamo come quell'uomo, quel giovane, che si è allontanato dalla casa del padre, si è unito alle prostitute, ha sperperato tutto. Chi più,
chi meno, ma tutti siamo lui, il figlio minore. E allora il Signore ci mise questa mattina a riconoscere il nostro peccato, la propria miseria, perché il danno nostro è che non vediamo le nostre miserie, i nostri peccati. Quel figlio minore riconobbe il suo stato di abiezione. Noi non riconosciamo i nostri peccati. Ci sentiamo giusti? E qui è il grande peccato nostro, la cecità nostra. Questa parabola Gesù le diceva ai farisei e agli scribi, che accusava di cecità e di durezza di cuore. Non vediamo i nostri peccati e non sentiamo più il cuore aperto verso il Padre che ci aspetta, il cuore aperto verso il fratello che abbiamo lasciato, il cuore aperto verso la casa da cui ci siamo allontanati. Ma il Signore ci coglie questa mattina e ci dà un lampo della sua luce, perché noi riconosciamo il peccato nostro, la nostra condizione di peccatori e di peccatrici, di cui non ti salve nessuno, perché tutti siamo col peccato. Guai chi dicesse io peccato non ho, mentirebbe e farebbe mentitore Dio, il quale dice che tutti siamo nel peccato. Riconosciamoci peccatori, ma siamo gli occhi. Beati noi, abbiamo un padre che ci ama, perché siamo suoi, gli apparteniamo. Un padre che ci ha creati, perché stessimo a casa sua, perché fossimo felici con lui. Beati noi se riconosciamo chi è Dio, questo Dio che ci dà tutto, perché ci ama, ma vuole che noi viviamo con lui. Beati, perché fuori di lui c'è sperpero di beni, c'è miseria e pianto. E ci aspetta. Torniamo dal nostro Padre questa mattina, chiediamo perdono, prostriamoci ai piedi e il Padre farà festa con noi. Non ci rimproveri il nostro peccato, come facciamo noi poveri miseri uomini che rinfacciamo gli altri le proprie mancanze. Tu hai fatto questo, quest'altro e quest'altro, perché io giustamente, questo giustamente, io ti ho fatto questo, questo è il mio comportamento contro di te, perché è mancato contro di me. Di tutto questo non ci ombra, perché Dio non è uomo come noi, Dio amore, e non contesta. Egli dimentica il nostro peccato, lo calpesta, come dice la scrittura, come abbiamo sentito nel testo di Michea, butta a mare tutte le nostre colpe, non esistono più, le disperdi al vento, non esistono più, non c'è neanche ricordo dei nostri peccati davanti a Dio, solo in noi resta il ricordo dei peccati degli altri, in Dio no. Facciamo festa questa mattina, perché il Signore ci invita, però la festa passa attraverso le ginocchia. Pieghiamo le ginocchia davanti al Padre, lasciamoci sollevare da Lui, ritorniamo a Lui da tutte le nostre aberrazioni, lasciamoci rivestire da Lui dopo il bagno del dolore, della penitenza, e mangiamo con lui
egli ci darà tutta la nostra dignità di prima. Io ti rimetterò nella dignità di prima, dice in un altro testo. Rimetterà la tiara, la corona sulla nostra testa e l'anello al dito, perché Dio è Dio e ama e mantiene la parola, non è come noi. Il perdono è completo, la restaurazione è completa, non esige altro. Ma noi c'è anche il figlio maggiore. Il Signore vuole che noi perdoniamo. Perdoniamo il nostro fratello che ha peccato contro il Padre e contro di noi. Se non c'è questo perdono, non ci può essere partecipazione alla mensa che Dio ha preparato. Non ci si può assidere alla mensa del Signore. Ecco perché questo fratello maggiore che in noi e che persiste in noi deve piegarsi davanti all'amore del Padre. Se Dio perdona, anche noi dobbiamo perdonare, perché il nostro peccato non è da meno di quello del fratello, perché anche se noi non ci siamo allontanati completamente dalla casa del Padre, lo abbiamo ignorato. Non abbiamo cercato il fratello, non l'abbiamo atteso. Siamo stati nei nostri campi a lavorare, dediti soltanto al lavoro, dediti soltanto all'interesse. Poco ci importa di nostro Padre e l'interesse nostro che ci ha preso il cuore, la mente, le forze. Fratelli e sorelle, se siamo tutti nei figli maggiori, non possiamo entrare a far festa nella casa del Padre se non passando attraverso il perdono ai nostri fratelli. Come Dio ha perdonato, perdoniamo anche noi, riconciliamoci tra di noi prima che sia troppo tardi. Riconciliamoci tra di noi e riconosciamo che il nostro Dio è un Dio di amore e tra di noi l'unica legge che vale è quella dell'amore. Riconosciamo che tutti siamo peccatori, non si salva nessuno, tutti abbiamo bisogno dell'abbraccio del Padre e tutti il Padre vuole la sua mensa perché tutti mangiano dalla sua mensa. Dove c'è l'agnello grasso, Cristo suo figlio immolato per noi, dove c'è l'acqua dello Spirito che ci lava di tutti i nostri peccati, dove c'è il vino inebriante, il vino della gioia e della felicità, perché Dio ci ha creati per amore, perché Dio ci ha creati perché noi fossimo felici alla sua mensa, mangiassimo insieme con Lui e avessimo la vita, perché Lui è la vita. Amen. Te racconto, facciamo un canto e poi disponiamoci, lo faremo poco prima della comunione, disponiamoci alla riconciliazione tra di noi, una riconciliazione che parta dal cuore, che metta fuori ogni astio, ogni rancore, perché Dio vede ed è davanti a Dio che deve venire questa riconciliazione tra di noi, in modo che tutti possiamo assiderci alla mensa del Padre, dove il vitello grasso, l'agnello senza macchia, è stato immolato e dove mangiando di lui mangiamo il pane della vita.